Se Asus Zenfone Max fosse un calciatore di FIFA avrebbe senz'altro 99 di resistenza. Perché vi dico questo? 9 ore e 20 di schermo. Impressionante. Terminale che non rinuncia neanche ad una buona fluidità generale e la sua fotocamera è di altissimo livello considerando la fascia di prezzo. Siamo intorno a 200 euro, ma scopriamolo meglio nella sua recensione completa. Eccoci con Asus Zenfone Max, terminale senza lacune che fa dell'autonomia il suo punto di forza. Vincente la scelta di Asus di implementare una scheda tecnica equilibrata per massimizzare le prestazioni della batteria, senza però trascurare la fluidità. Monta sotto la scocca un processore Qualcomm Snapdragon 410 da 1,21 GHz, GPU Adreno 330, 16 GB di memoria interna, espandibile con microSD fino a 64 GB, e 2 GB di memoria interna. Display da 5,5 pollici con risoluzione HD, tre tasti soft touch non retroilluminati ormai classici di Asus, speaker per l'audio in capsula, fotocamera da 5 megapixel, sensore di luminosità e prossimità e piccolo LED di notifica. Le cornici, a differenza di quanto detto nell'unboxing, sono realizzate in plastica, ma fidatevi, a primo impatto sembrano in alluminio. Incorporano sul lato destro il bilanciere del volume e il tasto accensione e spegnimento, nella parte superiore il jack da 3,5, lato sinistro che rimane pulito, mentre nella parte inferiore troviamo il primo microfono di sistema e la porta micro USB utilizzabile anche per l'OTG, ricordiamo il cavetto OTG che è presente in confezione. Retro del dispositivo che ospita la fotocamera da 13 megapixel, doppio flash LED, laser per la messa a fuoco e secondo microfono per la soppressione dei frusci, logo Asus e i forellini per lo speaker di sistema. Back cover in plastica removibile per favorire l'inserimento delle due SIM e della micro SD. Oltre ovviamente a trovare la batteria da 5000 mAh non estraibile. Materiali poco premium al tatto, però non si percepisce la sensazione di avere tra le mani un prodotto di fascia bassa. Le dimensioni sono importanti, infatti stiamo parlando di un dispositivo da 156x77,5x10,5 mm ed un peso di 202 grammi. L'utilizzo da una mano è possibile grazie a questa feature che con un doppio tap sul tasto home ridimensiona a nostro piacimento la schermata che stiamo visualizzando. Il display è un pannello da 5,5 pollici con risoluzione 1280x720, quindi è un HD protetto da vetro Gorilla Glass 4, tecnologia IPS. Andiamo a mettere la luminosità al massimo ed una densità di pixel pari a 320 ppi. Il sensore di luminosità gestisce molto bene i 450 nits di cui è dotato, garantendo un'ottima visibilità sotto la luce del sole, ma allo stesso tempo un'adeguata luminosità in ambienti bui. Oleofobico e con ottimi angoli di visuale. Colori del display che è possibile modificare in questa schermata, dove possiamo scegliere tra modalità bilanciato, vivace o filtro luce blu, che attenua le tonalità di blu e rende rilassante l'utilizzo al buio. C'è anche una modalità personalizzazione in cui è possibile settare a nostro piacimento la temperatura, la tonalità e la saturazione. Nel complesso il display mi è piaciuto davvero tanto. La risposta del touch è sempre molto fluida e precisa, con la sensibilità che aumenta se andiamo a spuntare la modalità guanti. Supporta inoltre la pressione fino a 10 dita. Comparto fotografico. Uno degli aspetti che mi è piaciuto di più di questo dispositivo. Siamo in modalità automatica e andiamo a provare quindi una messa a fuoco e scatto. Andiamo a vedere il risultato. Le macro escono davvero molto bene, sono promosse insieme all'HDR.
Ricordiamo che stiamo parlando di un sensore da 13 megapixel con apertura focale f2.0, doppio flash LED dual tone, messa a fuoco fulminea laser e scatta foto alla massima risoluzione in 4 terzi. Resa molto molto buona in condizioni ottimali e buona anche con scatti controluce o in ambienti con scarsa luminosità. Questi sono alcuni settaggi che è possibile modificare con la rotellina in alto a sinistra. Aumentano le regolazioni della messa a fuoco, degli ISO e di altri parametri nella modalità manuale, modalità di scatto che ho trovato veramente eccessive. Sono in tutto 19. Asus tende sempre a riempire parecchio la sua personalizzazione di Android. Secondo me nel comparto fotografico ha esagerato tantissimo. Vi mostro solamente alcuni che ho trovato più importanti, essenziali, ovvero lo scatto manuale, che come detto ci dà la possibilità di regolare la messa a fuoco, gli ISO e altri parametri, l'HDR, lettore di codice QR, la modalità notturna, oltre a quella panoramica, animazione GIF che crea delle GIF con un massimo di 30 scatti in sequenza. Registra video in Full HD a 30 frame per secondo con una buona qualità complessiva. L'audio ripreso dal primo microfono è molto nitido e il secondo microfono invece in parte sopprime i rumori esterni. Parlando di multimedialità, vi faccio ascoltare anche qualcosa. Mettiamo al massimo. Allora, potenza in uscita non molto alta, però comunque sufficiente per una chiamata in viva voce. Audio che gracchia ad alto volume, qualità in uscita insufficiente per un ascolto piacevole e prolungato della nostra musica e posizionamento non dei migliori. Con le cuffie in ear in dotazione migliora la questione, restituendo un audio più corposo e definito, anche se non adatte all'utente che cerca un'alta qualità in ascolto. Funzione molto interessante è Audio Wizard, che consente una regolazione dei volumi, dei bassi e degli alti, oppure anche l'impostazione equalizzazione ed una gestione mirata all'utilizzo video, musicale, giochi, modalità voce. È presente anche una modalità intelligente in cui il telefono riconosce in che modalità siamo e fa tutto in automatico. Funzione che ha senso solamente se abbinata all'utilizzo delle cuffie, perché non si notano miglioramenti con lo speaker di sistema. Però vediamo come va a soldoni questo Asus Zenfone Max. Proviamo la giocabilità e nel frattempo vi parlo di connettività. È presente il GPS che dopo un quarto d'ora di incertezza si è rivelato preciso. La ricezione delle due SIM è ottima, così come quella del wifi. Il Bluetooth 4.0 consente l'accoppiamento con tutti i wearable in circolazione e diffusori acustici Bluetooth. Presente anche la radio FM. Facciamo partire la campagna. Quello che mi ha stupito di questo telefono è la qualità in chiamata. Davvero impressionante da tutte e due le parti. Nessuna pecca dal punto di vista social, notifiche puntuali, nessun rallentamento, impuntamento in app come Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger. Vediamo se riusciamo a caricare. Dispositivo che, come sappiamo, è dotato di una scheda tecnica da medio gamma e permette una buona giocabilità anche sui titoli più impegnativi.
come possiamo vedere, le rare perdite di frame ci permettono di utilizzare questo dispositivo per un utilizzo gamer leggero. Infatti il processore lavora bene, la GPU Adreno 306 anche, buona la gestione dei 2 GB di RAM che garantiscono fluidità pur avendo svariati processi attivi in background, smartphone che non scalda praticamente mai, anche in una sessione prolungata di gioco e in qualsiasi tipo di utilizzo. Sul nostro sito, sulla recensione completa di Asus Zenfone Max, trovate il benchmark di AnTuTu in cui ci mostra il punteggio relativo alle prestazioni del dispositivo. Andiamo a vedere come si comporta anche nella navigazione, andando ad aprire il Corriere della Sera. Vediamo se è impostato già, richiediamo la versione desktop. Eccoci qua. Ancora sta caricando, però come possiamo vedere già possiamo spostarci all'interno della pagina. La pagina non risponde. Ovviamente lo fa mentre siamo in live. Riproviamoci. Eccoci qua. Browser che ho trovato comunque molto affidabile e piacevole da utilizzare in un uso quotidiano. Asus però non contenta, e qui mi ricollego al discorso di prima, ci installa anche Chrome e Puffin. Scelta che non ho tanto gradito. I tempi di caricamento ovviamente sono da addebitare alla connessione Wi-Fi. Però come possiamo vedere è un browser web che è fatto davvero molto bene, è sempre fluido in un utilizzo quotidiano e non avremo nessun tipo di problema. Parliamo finalmente del suo punto di forza, la batteria. Punto di forza per distacco. 5000 mAh, in grado di supportare quella che ho definito una giornata stress plus, se non di più. Io l'ho utilizzato nel giorno di Pasquetta con 3 ore di Google Map, navigazione web, social e email, e devo dire che alle 2 di notte sono crollato prima io di lui. Davvero ragazzi, impressionante. Possiamo addirittura migliorare le prestazioni della batteria andando in questi settaggi di risparmio energia. C'è la modalità prestazioni che è consigliata per una sessione di giochi o altrimenti per vedere magari dei video in streaming online. La modalità normale, che è quella che ho usato io prevalentemente, che sarebbe la modalità più bilanciata, risparmio energia in cui le reti vengono disattivate quando il dispositivo è in sospensione e riattivate quando andiamo ad accendere il display. Risparmio super mantiene attivi solamente telefono, SMS e sveglia, e le reti vengono disabilitate. Nella modalità personalizzato possiamo andare a personalizzare appunto il risparmio energetico per scenari. Ci scegliamo la luminosità, vediamo se vogliamo le reti attive o no e possiamo scegliere quali applicazioni mantenere attive quando siamo in questa modalità. In conclusione, Asus Zenfone Max è un buon fotografo ed un campione di autonomia. In un utilizzo quotidiano pecca per la maneggevolezza, è vero, complice le grandi dimensioni che ne complicano l'utilizzo. L'affollata Zen UI ogni tanto fa storcere il naso e le sue prestazioni non sono elevatissime. E ogni tanto ci fa attendere anche qualche secondo in più, però si fa perdonare alla grande. Secondo me 200 euro li vale davvero tutti. Dispositivo basato su Android 5.0.2 Lollipop, sempre molto fluido e reattivo. La Zen UI è un mondo da scoprire, con tantissime app preinstallate ed un'estrema personalizzazione dell'interfaccia. Possiamo cambiare temi, icone come ho fatto io, possiamo scegliere la griglia che vogliamo, le dimensioni della griglia che vogliamo visualizzare sulle varie schermate, possiamo modificare veramente tutto, i font di scrittura. Davvero ragazzi, la Zen UI è un mondo da scoprire. Per questo Asus Zenfone Max è tutto. Da Emilio Colangelo un saluto per Tecno Android.